Allora, stasera verrà presentato, come avete visto dalle locandine, un libro che è l'esito di una ricerca fatta negli anni passati, poi ve ne parlerà anche Marco Pirovano e altri, in una collaborazione europea di cui noi ci siamo occupati per una parte che Marco descriverà e Casella descriverà. In cui l'oggetto del quale è la cronobiologia che, come voi sapete, è quella disciplina che, alla quale è stato dedicato il premio Nobel 2017. Noi, quando abbiamo pubblicato il libro, non lo sapevamo che avrebbe preso il premio Nobel la terna di medici che hanno individuato i meccanismi biologici e molecolari degli orologi organici. Cioè, noi abbiamo degli orologi che segnano il tempo in un determinato modo che vi sarà più o meno spiegato e che ha un sacco di influenze, una visione di tipo cronobiologica, e io faccio lo psicologo, e anche cronopsicologica, su tutta una serie di comportamenti umani o di stati organici umani. Allora, il libro verrà presentato dalla dottoressa Anna Ferruta, che è una psicanalista della SPI, e dal dottor Alberto Scanni, che è primario emerito dell'ospedale Fate Bene Fratelli, è stato anche direttore generale dell'Istituto Tumori, eccetera, eccetera. E poi ci sono i quattro coautori, ma prima che incominci chiunque tra di noi a parlare, vorrei dare la parola a Silvia Vegetti Finzi, che è vicepresidente della Casa della Cultura e che vuole salutare il pubblico e dire due parole sul libro. Grazie. Buonasera a tutti, a nome della Casa della Cultura. E mi fa piacere inaugurare questa serata davvero straordinaria, perché si tratta di un libro unico e, come vedremo, molto prezioso, di un libro che segna veramente un avanzamento della cultura italiana. E sono rimasta molto meravigliata il 3 ottobre scorso, quando, leggendo sui giornali, che era stato attribuito il premio Nobel per la medicina a studiosi statunitensi, appunto, di cronobiologia. Mi è venuto subito in mente che, appunto, da molto tempo seguivo le ricerche, grazie all'amico Sergio Marsicano, che si tenevano all'ospedale San Carlo di Milano su questo stesso tema. È raro trovare questa corrispondenza di ricerche internazionali di punta con la scienza italiana. Di solito c'è un divario, cioè gli italiani si vengono, ma non certo sulle frontiere della ricerca. Voi avete già detto cos'è la cronobiologia: un orologio biologico comune a tutti gli esseri viventi, dai funghi all'uomo. Questo ci riporta in un ambito naturale, proprio negli anni in cui invece il pensiero comune e la ricerca è volto soprattutto alla realtà virtuale, agli effetti della infosfera, della sfera della comunicazione, dell'informazione, dell'informatica. Qui invece ci riporta una realtà molto più concreta, il fatto che da sempre, anche in senso evolutivo, l'uomo è sottoposto ai ritmi della natura e tendiamo a dimenticarcelo, cioè con lo sguardo puntato piuttosto sulle scienze tecnologiche. Si tratta, questo come è già stato detto, di un progetto europeo svolto nell'ambito della chemioterapia ontologica ed è stato diretto dal professor Levi dell'Università di Parigi, e a questo progetto hanno collaborato, e sono qui presenti, Claudio Casella, chirurgo ed endocrinologo dell'Università di Brescia, e Sergio Marsicano, psicanalista specializzato in oncologia, Lorella Negrini, specialista di test psicologici, test in profondità, e Marco Pirovano, medico e oncologo. Ciao Marco.
l'importanza di questa indagine che amplia i confini non solo della biologia e della medicina, ma della psicologia, dell'antropologia, perché è un'altra la figura di uomo che viene delineata dal fatto di un'interazione costante con i ritmi del tempo, con i ritmi della natura, annuali, mensili e circadiani, cioè dell'alternarsi della luce e dell'ombra, cioè essere così dipendenti, così non solo dipendenti, ma anche in un certo senso inseriti nei ritmi naturali, delinea un'altra modalità di uomo, una modalità, direbbe Freud, che è un'altra ferita narcisistica. Noi non siamo al centro del mondo, dominatori del mondo, ma in gran parte del mondo facciamo parte e dal mondo siamo dominati e attraversati. L'importanza di questa indagine, come dicevo, amplia i confini delle scienze e gli effetti di queste ricerche vedrete che sono messi in straordinaria evidenza dai contributi dei vari autori. Si vede che questo tema apparentemente così generale, così legato al globo, alla globalizzazione del mondo, in realtà ci tocca da vicino, ci condiziona, ci interroga, interroga la nostra vita, e mi è sembrato che soltanto leggerlo abbia già un effetto terapeutico, perché ci fa vedere, per esempio, come certi comportamenti, penso agli adolescenti che rimangono ore e ore, magari tutta la notte, dinanzi a uno schermo illuminato, possano essere soggetti a degli effetti deleteri che, di cui non si rendono conto. Cioè già la consapevolezza di questo può essere di grande utilità individuale e collettiva, no? Il libro che verrà presentato questa sera, Universi paralleli, tempo somatico e tempo psichico nella cura, è stato curato da Sergio Marsicano ed edito da Franco Angeli in una collana molto importante, molto valida, che è Scienze e Salute, coordinata da Mari Tognetti Bordogna, che il libro sarà commentato questa sera da due oratori, Anna Ferruta, qui seduta vicino a me, membro ordinario con funzione di training della Società Psicanalitica Italiana e Internazionale dell'IPA, grande amica della Casa della Cultura, un pilastro della Casa della Cultura, ed Alberto Scanni, primario emerito di oncologia dell'ospedale Fate Bene Fratelli Oftalmico di Milano. Vi confesso che quando l'ottobre scorso ho colto la relazione che collega il premio Nobel per la medicina 2017 e la ricerca di Milano, ho provato un sentimento di orgoglio, come dicevo, e di riconoscenza nei confronti di questi ricercatori, ricercatori e pionieri. Ed è un onore presentare qui questa sera i risultati delle loro ricerche. Tra le tante prospettive aperte dalla ricerca, mi auguro che una che viene qui accennata, ma non portata fino in fondo, sia l'approfondimento di quella medicina di genere da tempo indagata dall'oncologa Lucilla Tedeschi, anch'essa membro dell'equipe del San Carlo. Questo mi sembra un'apertura molto interessante per le donne, considerate di solito omologate agli uomini, mentre sappiamo che l'organismo femminile è decisamente, profondamente diverso da quello maschile. Se ce ne fosse ancora bisogno, questa è una prova molto importante. Credo che questo incontro vada proprio nel senso voluto dal direttore della Casa della Cultura, Ferruccio Capelli, che intende affiancare alle discipline umanistiche, che sono sempre state il punto forte di questo centro culturale, quelle scientifiche, di cui la cronobiologia, l'actigrafia, cioè la misurazione dei ritmi circadiani, la testistica clinica e la cronopsicologia costituiscono un'ultima rilevante espressione. Ecco, è con grande piacere che io ringrazio, tra l'altro, gli autori di questo libro, che porta un grande contributo anche agli psicoterapeuti, proprio una maggior consapevolezza, una maggior sensibilità, che inauguro questa serata. Grazie Marsicano, che ha curato il libro, e grazie a tutti gli autori. In omaggio al fatto che il premio Nobel è dedicato a una disciplina medica, e dato che anche la struttura della cronobiologia è studiata dalla medicina, darei prima la parola, in modo che dica alcune cose, Alberto Scanni. Bene, grazie mille. Ma
come diceva Freud, sono preso da un sentimento oceanico, nel senso che dopo che la dottoressa Finzi ha praticamente detto quello che io volevo dire, probabilmente sono un po' spiazzato. Però quando ho letto questo libro, che è molto intrigante, un libro intrigante, non è facile, è un libro abbastanza intrigante, però è molto bello, la prima cosa che mi è venuta in mente, che c'entri o non c'entri, non lo so, è il discorso del tempo, del valore del tempo. Nel senso che insomma, questa disciplina che guarda molto al tempo della notte, al tempo del giorno, eccetera, mi faceva pensare proprio al fatto che il tempo è diverso per ognuno di noi. Il tempo è diverso per ognuno di noi, come diceva Leopardi e lo Zibaldone, è un accidente delle cose. E allora quando uno pensa a questa roba qua, che il tempo è diverso per ognuno di noi, gli viene subito da pensare che molto probabilmente le reazioni in base alle varie situazioni sono diverse per ognuno di noi. Allora, per contestualizzare un po' questo libro, l'osservazione che hanno fatto moltissimi anni fa, fra l'altro l'ha fatta un biologo, un astrofisico, eccetera, questo vedeva che, non so, probabilmente lo sapete già, ma ve lo racconto, lui aveva una mimosa in casa, e vedeva che la mimosa girava le foglie verso la luce di giorno e di notte le girava dall'altra parte, no? Allora ha detto, beh, voglio vedere come vanno le cose, l'ha presa e l'ha messa al buio. La messa al buio, la foglia e la mimosa continuava a girare le foglie esattamente come faceva di giorno. Allora ha detto, molto probabilmente c'è una memoria in questa mimosa, no? E da lì è nato tutto un approfondimento. Poi sono andati avanti e hanno visto che dei moscerini della frutta, qui ho gli aspetti, moscerini della frutta, anche loro si comportavano in un certo modo, no? Di giorno faceva una roba, se ci pensate bene anche le zanzare si comportano diversamente, di notte ci pungono di più, fateci caso, di notte ci pungono di più. I discorsi sono andati avanti da questo punto di vista e è saltato fuori poi il premio Nobel. Adesso io ho semplificato, no? Perché questi tre personaggi sono andati a dire, ma perché c'è questo orologio biologico, perché c'è questa memoria in ognuno di noi, per cui di notte succedono certe cose, di giorno ne succedono certe altre, da qui il discorso della cronobiologia, no? Cioè, e studiando si è visto che c'è un gene, adesso qui probabilmente siamo con degli esperti, ma per chi non lo sa, il gene è quella roba che produce certe proteine, le codifica, che fanno certe cose, però anche queste proteine di notte si accumulavano all'interno del nucleo e di giorno ne venivano buttate fuori, no? E al movimento di questa proteina che veniva prodotta da questo gene, diciamo così, stiamo semplificando, corrispondevano anche dei movimenti ormonali, certi ormoni di giorno vanno di più, certi ormoni di notte vanno di meno, ed è chiaro allora che questi ormoni che influenzano la nostra vita, possono essere sbilanciati e sballati se c'è un qualche cosa che desincronizza questo meccanismo, butta per aria questo orologio, no? E quindi a un certo punto c'è la necessità di capire e di vedere. Questo libro poi approfondisce il tema, nel senso che nella prima parte viene affrontato il discorso del fare certi tipi di chemioterapie. Noi siamo gli oncologi, no? Quindi noi facciamo delle, Pirovano è stato uno dei primi che si è interessato di queste robe qua, facciamo delle chemioterapie e in base a questi concetti certe terapie, semplifico, funzionano meglio di giorno piuttosto che di notte e viceversa, nel senso che certi farmaci vengono metabolizzati meno e certi farmaci vengono metabolizzati di più a seconda delle situazioni. È evidente che tutto questo tipo, diciamo, di tematica è una tematica che poi deve avere dei riscontri. Allora, come faccio a studiare bene questo tipo di cose, no? Allora, le varie situazioni che vogliono studiare proprio questa desincronizzazione, quello che diceva la dottoressa prima, no? Diceva che i ragazzi sono lì con i computer, cosa vuol dire? Vuol dire che loro, se di notte continuano a vedere
questa roba qua, oppure vanno in discoteca, evidentemente sballano questo orologio biologico, no? Lo sballano, e quindi possono venire fuori certi tipi di disturbi. Allora, il discorso di studiare queste situazioni in rapporto a questi ormoni che regolano la nostra vita, eccetera, presuppone che si facciano dei prelievi, presuppone che si facciano dei dosaggi. Metodo tutto sommato interessante, ma cruento anche da un certo punto di vista, perché provate a pensare, se io gli faccio anche un prelievo di notte a questi soggetti, il fatto stesso che lo svegli, gli metta dentro l'ago, eccetera, posso essere io un elemento di disturbo alla sincronizzazione del sistema, no? Quindi posso essere io addirittura uno che va a studiare una roba che provoca lui. Allora evidentemente il discorso deve essere un discorso soft, bisogna trovare dei meccanismi semplici, dei meccanismi non so come dire, dolci, ecco, chiamiamoli così, e nel libro se ne parla di questi meccanismi dolci che possano essere efficienti allo stesso modo. E allora viene fuori questo discorso dell'actigraph, che è questa specie di adesso poi voi siete più bravi di me, ma è questa specie di orologio che viene messo addosso a una persona per 3 giorni e gli rileva tutta una serie di situazioni funzionali del suo organismo, che vanno dalla temperatura corporea, alla sudorazione, al calore che butta fuori, al ritmo del sonno e della veglia, tutte queste tipo di situazioni, e elaborando attraverso un software questi dati, evidentemente riesce a studiare bene il fenomeno della sincronizzazione o della desincronizzazione. E questo è un altro capitolo importante di questo libro. E poi passiamo all'ultimo capitolo, che meriterebbe un plauso, perché approfondisce il tema che queste situazioni nell'organismo di sincronizzazione e di cronizzazione influenzino anche la psiche, in andata e in ritorno, cioè nel senso che il gene può sballare già lui di per sé e quindi provoca delle alterazioni, però anche le influenze esterne, le influenze dell'ambiente possono creare ansia, depressione, poi tutte quelle problematiche che Marsicano conosce. E sono stati fatti tutta una serie di casi clinici da questo punto di vista, correggetemi se sto dicendo delle cose sbagliate, sono stati dei casi clinici di queste situazioni, sono state rilevate una serie di considerazioni. Evidentemente, è stata una cosa molto bella che però meriterebbe una prosecuzione. Sono venuti a mancare i fondi, l'Europa langue da questo punto di vista, e quindi tutto questo popò di ricerca che risulta una cosa importante e determinante resta per ora, incompleta, cioè completa per un certo verso, ma avrebbe dovuto avere un respiro più ampio e una prosecuzione. Ecco, questa è l'inquadratura del libro che mi sono permesso di raccontarvi, ma che vi fa capire, insomma, non siamo tutti uguali da come consideriamo il tempo, non siamo tutti uguali da come dormiamo, da come stiamo svegli e da come reagiamo alle varie situazioni. Ecco, io mi fermerei qui se siete d'accordo. Grazie. Allora, in questa disuguaglianza, mi permetto di, per i non addetti ai lavori, di specificare una cosa. Perché il dottor Scanni parla di non siamo tutti uguali, che da un punto di vista sociologico possiamo capirlo benissimo, perché in medicina un protocollo è un protocollo che viene applicato a un paziente, che sia maschio, che sia femmina, che sia giovane, che sia vecchio, eccetera eccetera, viene applicato un protocollo che è stato studiato in un certo ambito. La cronobiologia mirava, l'ultimo obiettivo di questa ricerca che era stata impostata, era la cronomodulazione, cioè una modulazione che permetteva di effettuare la chemioterapia in modo differenziato da individuo a individuo e da orario a orario, da sincronizzazione a sincronizzazione, eccetera eccetera. Questo era l'obiettivo, ed è l'obiettivo, perché in certe parti del mondo, credo ad esempio in Inghilterra, stia andando avanti un lavoro di questo tipo.
è estremamente importante differenziare, perché? Perché farle nei momenti opportuni, le chemioterapie, significa diminuire quel fenomeno che si chiama in gergo tecnico tossicità, cioè il fatto che faccia male collateralmente alla terapia il farmaco, e dall'altra parte permette di usare quantità di farmaco più elevate e quindi di avere maggiore efficacia sulla malattia stessa. Adesso passerei la parola invece a Anna Ferruta, perché la cronopsicologia esiste, ma è applicata molto spesso a questioni più passeggere come l'obesità piuttosto che l'insonnia, eccetera, eccetera. Anna Ferruta è un esponente della Società Psicanalitica Italiana. Io sono contento che sia qui stasera, perché io ho cercato di declinare, poi ne parlerò dopo un po', la cronopsicologia in chiave psicanalitica. Voi sapete che la psicologia ha questo grande limite, esistendo solo da 120 anni, di avere tante scuole. Ogni scuola ha un paradigma diverso, ognuno fa una lettura diversa. Il problema è cercare di parlare la stessa lingua, ma questo è difficilissimo. Però io ho cercato di farla un po' generale, la chiacchierata sulla cronopsicologia, e in particolare però con dei riferimenti freudiani precisi. Prego. Bene, grazie per questa opportunità di parlare della la sostanziale unità dell'essere umano, che è un tutt'uno, psiche soma. Quindi, come psicanalista, io sono particolarmente interessata a questa sostanziale coerenza e unità, e poi anche sono sempre interessata alle ricerche che spingono in avanti la conoscenza del funzionamento dell'essere umano, e quindi anche delle cure che possono essere date e migliorate. Quindi per me, io imparo e ho imparato leggendo il libro, che, come già ha detto il professor Scanni, è complesso. È un libro che non è per niente, mentre diciamo ci sono degli aspetti intuitivi come quello dei ritmi circadiani, per cui tutti sappiamo che se facciamo un volo transoceanico, poi per superare il jet lag ci vogliono 36-48 ore, insomma, no? È un'esperienza che abbiamo tutti, quindi da un certo punto di vista il libro ci mette a contatto con delle esperienze che conosciamo. D'altra parte, invece, l'approfondimento dei modi di funzionamento di questa ritmicità del funzionamento dell'essere umano e dei modi nei quali può essere o rispettato o migliorato o integrata, per esempio nelle cure oncologiche, è descritto con una certa complessità. Quindi il mio breve commento io l'ho scritto perché non volevo banalizzare la cosa, ho cercato di cogliere alcuni nodi. Innanzitutto, il punto di partenza senz'altro è il primo che ho detto, cioè l'indissolubilità del nesso mente-corpo ormai acquisita da tutti. Il libro è intitolato Universi paralleli. Mente e corpo sono due universi paralleli che si influenzano l'un l'altro rimanendo distinti, come afferma nel libro il dottor Pirovano. Sappiamo che si influenzano, ma oppure, come un grande psicoanalista, Eugenio Cantini, in Note sul problema mente-corpo, dice: gli psicoanalisti si occupano del funzionamento unitario psiche-soma a partire dalle manifestazioni psichiche per arrivare alla descrizione e comprensione di quelle somatiche, e i biologi e i neurologi percorrono la strada inversa, a quella che cioè va dal corpo alla mente. Ma sono davvero due universi paralleli che, come del resto poi verremo a parlare di Einstein, ha dimostrato che non è vero che due rette parallele non si incontrano mai, che nello spazio curvo si incontrano, e così anche le ricerche su mente e corpo. Ma molto resta da fare naturalmente sul nesso mente e corpo, anche se una convinzione acquisita sul piano scientifico dopo gli studi di Freud sull'isteria, che bisogna dare chapeau a Freud, perché con l'isteria ha dimostrato che le paralisi delle sue pazienti isteriche erano la somatizzazione di emozioni, angosce, rimosse. Quindi è stato quello che per primo ha osato sfidare, diciamo, l'establishment accademico, mettendo in luce questo reciproco influenzamento. Ma il problema difficile per tutti,
per medici e per psicologi, è comprendere e descrivere i passaggi tra mente e corpo e utilizzarli per, come modi di trasformazione terapeutica, ed è quello che i colleghi hanno fatto con queste ricerche e questo libro. La ricerca descritta in questo libro quindi ci porta a riflettere su un aspetto del funzionamento psicosomatico finora lasciato sicuramente in ombra, cioè quello che accennava il professor Scanni, la dimensione temporale del funzionamento fisiologico e in particolare la periodicità come un fenomeno ubiquitario. Per esempio, il dottor Pirovano osserva che il farmaco come molecola estranea ai messaggi endogeni è analogo a un componente alimentare o a un agente infettivo. Viene utilizzato, potremmo dire metabolizzato o processato, molto meglio se non è un segnale tonico, cioè continuo, ma fasico, discontinuo. Quindi questo problema, sappiamo che anche nell'assunzione dei farmaci più banalmente dice lo prendo ogni 4 ore, via. Però il problema è la dimensione temporale proprio del funzionamento fisiologico, richiede che gli agenti esterni che vengono immessi rispettino una certa periodicità. Potremmo ingenuamente pensare che se un agente è particolarmente efficace tutto in una volta. No, non è così, no? Ecco, c'è una ritmicità del funzionamento, quindi la dimensione temporale. La rivoluzione einsteiniana va estendendo la sua influenza proprio come un assetto epistemologico con il quale bisogna riorganizzare il modo di descrivere e di organizzare i fenomeni del mondo in tutti i campi delle scienze, non solo in fisica. Il successo del libro di Carlo Rovelli, L'ordine del tempo, che a lungo è stato al top delle classifiche nel 2017, ci ha costretti a ripensare a un mondo in cui la dimensione spazio-tempo costituisce il modo in cui si strutturano gli oggetti come, dice Carlo Rovelli, eventi che prendono forma negli incontri interattivi, dinamici, transitori. Cioè ha messo in discussione il fatto che esistano degli oggetti stabili, ma anche noi siamo tutti in fondo degli eventi che prendono forma negli incontri interattivi, dinamici e transitori. C'è una mutevolezza continua dell'universo, anche biologico. Anche nella biologia la quarta dimensione entra a far parte della descrizione dei fenomeni, come osserva nel libro Sergio Marsicano, cito, dice Marsicano, l'uomo non è un'estensione spaziale dello scorrere del tempo, ma è il proprio spazio-tempo. Einstein pensava il reale non come un vettore lineare, ma come un mollusco quadrimensionale che muta la propria esistenza spazio-tempo tra tanti altri spazio-tempo, tra tanti altri molluschi. All'intrinseca fragilità umana aggiunge perciò la reversibilità spazio-tempo. E questo, diciamo, la dimensione spazio-tempo che Einstein ha messo in evidenza a livello della fisica degli oggetti inanimati, man mano si va estendendo anche alle conoscenze che riguardano gli oggetti animati. Quindi, mentre allo stato attuale delle cose, quindi va fatto onore ai medici che hanno scritto questo libro e agli psicologi, a tutta l'equipe, la medicina tende ancora a studiare e a curare l'uomo isolato dal contesto ambientale a cui appartiene, che consiste, il contesto ambientale, in una dimensione spazio-tempo in continuo divenire. E quindi cerca, naturalmente semplifica, come diceva prima Marsicano, ci sono le linee guida, boom, ma forse non possiamo non prendere in considerazione anche che il soggetto umano vive in una dimensione spazio-tempo in continuo divenire. Per esempio, dice nel suo contributo il dottor Pirovano, si possono verificare fenomeni di desincronizzazione per cui neoplasie possono essere possibili esiti di processi di regressione a fissazioni a un tempo favorevoli, come elementi concausali ma incompatibili con lo stato presente raggiunto dal soggetto nello sviluppo psichico e organico. È un po' difficile detto così, ma comunque mette in evidenza che certe neoplasie possono essere anche il frutto di fenomeni che si desincronizzano e quindi diventano esiti di processi che sono legati a funzionamenti di un tempo, che un tempo erano favorevoli, ma che allo stato attuale delle cose non sono più favorevoli, nell'infanzia con certi metabolismi e così via, ma lo spiegherà meglio lui.
Si tratta di una dimensione del funzionamento dei soggetti tutta da sviluppare e da studiare, come in tutte le dimensioni dei fenomeni naturali, le mimose per esempio, che richiedono di comprendere e descrivere l'uomo nella sua complessità psicofisica, individuale e sociale. Laddove questa ricerca ci avvicina a dimensioni più accessibili e profane è quando concentra attenzione sugli aspetti ritmici e di periodicità del funzionamento psicobiologico. Non è necessario pensare alle situazioni di turbamento del jet lag o dei turnisti dei lavori. Ci basta pensare al ritmo del respiro. Io sono un'appassionata del ritmo del respiro e ai numerosi disturbi del nostro tempo dovuti a una serie di concause che sono legate alle alterazioni del ritmo del respiro. Quindi l'essere umano ha un funzionamento in cui la periodicità del funzionamento è essenziale, ma pensiamo dalla base, quando inizia, al momento della nascita, il bambino a non più ricevere l'ossigeno attraverso il cordone ombelicale, ma a respirare. Da quel momento in poi la ritmicità del respiro fa parte del nostro funzionamento, e quindi numerosi disturbi del nostro tempo sono dovuti a una serie di concause: l'inquinamento, l'abbassamento delle difese immunitarie, ma forse anche a qualcosa che non rispetta questa periodicità del ritmo del funzionamento. Pirovano osserva che la struttura temporale dell'organismo è il risultato della cooperazione, dice, di subsistemi oscillanti in cui entrano in funzione sia il controllo nervoso, sia il controllo ormonale, sia i feedback del sistema immunitario endocrino. È una specie di orchestra, no, che deve andare d'accordo. Questa periodicità del funzionamento psicobiologico, che si rispecchia nel ritmo del respiro e del sonno, due ritmi che tutti quanti dobbiamo rispettare e di cui siamo in parte a cui siamo soggetti. Quindi questa periodicità del funzionamento psicobiologico, che si rispecchia nel ritmo del respiro e del sonno, è un elemento importante di sincronizzazione che viene turbato da cure che vengono somministrate, come quelle oncologiche, in tempi che desincronizzano questo funzionamento. Ma anche nella psicoterapia un aspetto della cura è proprio la sua ritmicità, il ritmo delle sedute, ne fanno parte anche gli intervalli, come nella musica. Talvolta nelle psicoterapie il fatto che ci sia una separazione, sabato, il weekend, le vacanze, viene interpretato in modo troppo contenutistico, come dire che noi un paziente soffre perché non è in contatto con l'analista. Ma non sarà anche che proprio viene turbato questo ritmo della mente e questo respiro dell'incontro, no? Ecco. Quindi io sono convinta, sulla base della mia esperienza, che in una psicoterapia, in una psicoanalisi, un aspetto della cura è proprio la sua ritmicità, il fatto di poter contare su un incontro e poi non averlo e poi ricontare, no? Ecco, il ritmo delle sedute, e ne fanno parte, come nella musica, anche gli intervalli. Questa struttura armonica del funzionamento gioca una parte importante come elemento che congiunge stabilità e variazione, come nella musica e nella danza. Gli esseri umani hanno bisogno sia di stabilità che di variazione, di un ritmo, no, da seguire. Le cure chirurgiche e chemioterapiche somministrate in modi che desincronizzano il funzionamento ritmico psicobiologico possono avere un effetto distruttivo, ma lo diranno i colleghi, rispetto alla ricerca di ritmi più accordati con il respiro del soggetto. Si possono migliorare le cure, quindi, come diceva alla fine Marsicano, con una somministrazione cronomodulata. Questo è il mio commento, però anche appassionato dei contenuti, fa vedere che veramente li ho assorbiti e penso che abbiano una relazione con la nostra vita, con il respirare, che è qualcosa che forse capiamo immediatamente, intuitivamente, e che anche nella psicoterapia si esprime. Per concludere, però, vorrei soffermarmi su due punti specifici che sono più legati alla mia competenza del libro. Uno sulla regressione. A un certo punto un aspetto del libro fa riferimento a delle ricerche di due ricercatori, Nogardo e Yamanaka, che pensano che la concezione del tempo non sia lineare ma oscillatoria, e pensano che i fenomeni di regressione non riguardino tanto il ritorno a fasi arcaiche dello sviluppo, ma fenomeni di desincronizzazione, per cui l'espressione di emozioni e la produzione di cellule
avvengono in contesti che non sono predisposti ad utilizzarle. Allora io ho pensato, forse anche per una mia esperienza personale, che la perdita di oggetti amati dispiega, come sappiamo, dei processi affettivi e biologici che determinano delle inversioni temporali che non ricevono, che non trovano i recettori giusti e diventano perciò possibili elementi predittivi di sviluppi di patologie. Per dirlo in modo più semplice, cioè quando muore una persona cara, noi sappiamo che possono, si creano delle situazioni di regressione, no? Uno non ha, regredisce a un apparentemente a un ripiegamento su se stesso o un atteggiamento infantile. Allora, in questo caso, in qualche modo, forse per regressione non dobbiamo intendere una infantilizzazione, no? Un ritorno a funzionamenti infantili, ma pensando a questa concezione oscillatoria del tempo come un momento in cui altri ritmi del funzionamento sono necessari e che allora forse in questi casi interventi psicoterapici potrebbero favorire una sincronizzazione, permettendo di collocare gli affetti relativi alla perdita di un oggetto d'amore in un contesto più adatto a metabolizzarli. Ecco, possiamo pensare alle cesure come esperienze che permettono ad aree scisse di tornare a comunicare bionianamente, piuttosto che interruzioni che determinano una regressione nel senso di una perdita di capacità e di una infantilizzazione. Ecco, questo, quindi questa visione della regressione come un elemento oscillatorio e non come un elemento di infantilizzazione, di ritorno alle origini, è interessante e ha delle conseguenze anche terapeutiche, perché in quei momenti, per esempio quando c'è un lutto, un incontro di qualche seduta così con qualcuno permette di non sentirsi in quella situazione, come dire, di infantilizzazione, su dai coraggio, datti una mossa, ma permette di rifunzionare in un modo oscillatorio che, di cui c'è pure bisogno. Il secondo e l'ultimo punto, che è più di mia competenza, è una riflessione sui fenomeni iterativi e ritmici che in psichiatria sono sempre stati un po' condannati come stereotipie. Avete presente in psichiatria, no? Quando quelli che si dondolano così, no? O quelli che ripetono sempre le stesse parole e così via. Per caso, no? Ecco, ma sapete che il mondo è anche dominato dal caso. Nell'ultimo numero che è uscito dalla rivista di psicoanalisi del 2017 è stato pubblicato come omaggio a Dario De Martis un suo articolo ai 20 anni dalla morte. Dario De Martis era un famoso psichiatra e psicoanalista, un articolo che aveva scritto come prolusione alla sua nomina di professore di psichiatria all'Università di Cagliari nel 1967, intitolato Attività ripetitive e ritmiche in psichiatria. Adesso non leggo perché l'ho scritto in un modo un po' forse complesso, ma il succo è questo. Siccome le attività stereotipe in psichiatria sono state ritenute un fenomeno di cronicità, di regressione e di patologia da condannare, mette un articolo del 1967, mette in evidenza in questo che nella la trama di fondo dell'organizzazione nervosa è legata a processi sia di conservazione che di cambiamento, di fissità e di plasticità, e che talvolta questi fenomeni stereotipi hanno una funzione non solo distruttiva, non sono solo una coazione a ripetere, ma sono anche una necessaria pausa che in certi momenti traumatici è necessaria per reintegrare nell'insieme della personalità certe esperienze, certe emozioni che altrimenti sarebbero sopraffacenti la dinamica soggettiva dell'individuo, e quindi mette in evidenza che queste istanze stereotipe, iterative, ritmiche conservano un valore nei processi di maturazione, specie dei bambini, e viene poi elencato tutto i caratteri maturativi dei processi ripetitivi, che sono una traccia di esperienze passate, un risparmio energetico, una rassicurazione, un equilibrio tra pulsioni e inibizioni, un appagamento e una scarica e qualcosa di ludico. E cioè in ogni esercizio estetico, d'altra parte, c'è una reiterazione di modelli privilegiati di comunicazione
che sono un vettore dell'intenzione sintetico-creativa, come nei versi, la rima, oppure nella pittura, per esempio Cézanne dipinge N volte la montagna Saint-Victoire o Morandi le sue bottiglie. Volevo dire della tua presentazione, c'è un collegamento alla mia esperienza di vita, che è Dario De Martis, che è stato il mio primo maestro di psichiatria e di psicologia, perché ho frequentato per anni la sua clinica universitaria a Voghera, quando c'era ancora i manicomi, e non, prima della 180 ovviamente. E un punto che poi riprenderemo dopo nella parte psicologica è questo aspetto che Anna Ferruta ha parlato, ha detto a proposito del respiro e del respiro infantile, il respiro in fondo per il neonato dopo il taglio del cordone ombelicale. Io lo penso proprio come il primo atto di alimentazione, perché la cellula si alimenta di ossigeno, seppur attraverso i polmoni e il circolo sanguigno, perché altrimenti il metabolismo cellulare non avverrebbe senza questo. È interessante che dal punto di vista cronobiologico e cronopsicologico c'è da tenere presente che il bambino neonato è disincronizzato, è totalmente desincronizzato, e la sincronizzazione avviene man mano che passano i mesi, gli anni. Da un punto di vista pedagogico, sociologico, potremmo dire man mano che viene educato a diventare grande, ma da piccolo è desincronizzato, come spesso anche i vecchi sono desincronizzati. Adesso passerei la parola ai medici per la parte medica, un breve accenno, in modo che venga fuori un discorso anche molto pratico, che attraversi quello che è la vita quotidiana. Marco Pirovano. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere qua, perché già questo secondo me è un grosso risultato. È difficile per me raccontare cosa è stata un'esperienza lunga, che spero non sia finita, e che è stata ricca di grandi spunti. Per cui secondo me la cosa che io posso fare stasera è raccontarvi da uomo che ha studiato la biologia quali emozioni mi ha portato e quali grandi modificazioni mi ha portato nell'interpretare la realtà questa mia esperienza di ricerca, che è stata fatta con un gruppo europeo, che è stata molto bella, che speriamo non finisca. Non è questo il momento ideale, diciamo, economico per avere fondi di ricerca di base su questo tipo di progetti, ma speriamo che, per esempio, il Nobel assegnato quest'anno a quelli che hanno praticamente descritto i ritmi circadiani e scoperto i ritmi circadiani sia ben foriero per i prossimi anni. Le emozioni, ma soprattutto le cose che mi ha fatto cambiare radicalmente, che mi ha permesso di cambiare radicalmente approccio a quello che era il mio lavoro, che era quello di oncologo, sono state sostanzialmente tre o quattro, ma molto profonde. Primo, noi arriviamo da un'università, da un sistema, diciamo, culturale che tende a trovare una normalità e che tende quindi a definire delle categorie il più ampie possibile, perché questo poi ci permette di utilizzarle anche in termini di mercato. Per cui per me, insomma, la categoria con cui il mio lavoro aveva a che fare era la categoria uomo, che finiva lì però, cioè non aveva molte altre sottocategorie. Sì, c'era l'uomo, c'era magari il bambino, c'era il molto anziano, ogni tanto saltava fuori la donna, ma solo molto legata all'aspetto ginecologico, non tanto poi degli aspetti pratici di cambiamento di attività quotidiana. Quindi la prima cosa che mi ha fatto imparare questi anni di ricerca è che in realtà noi siamo veramente tutti diversi uno dall'altro. Non solo l'uomo e la donna sono profondamente diversi dal punto di vista biologico, la donna ha un cromosoma in più, voi. L'aver scoperto, per esempio, che i farmaci sono la seconda causa di morte, o meglio, le reazioni avverse ai farmaci sono la terza causa di morte negli Stati Uniti, e noi continuiamo a chiamare reazioni avverse ciò che semplicemente sono reazioni inattese, perché noi consideriamo la popolazione omogenea, perché diciamo sono uomini,
per cui sono tutti uguali, in realtà non è così. C'è chi è diverso dagli altri, c'è chi un farmaco lo usa in una maniera, c'è chi lo usa in un'altra. Quando azzecco quella sbagliata e non lo so, poi faccio il danno e lo ammazzo. Questo mi ha fatto capire che probabilmente dovevamo fare un passo avanti nella comprensione di ciò che è il funzionamento del nostro organismo, e questa è già stata una presa di coscienza del dire: bene signori, in realtà noi non ci dovremmo occupare dell'uomo, dovremmo occuparci di quell'uomo lì o di quella donna lì, punto d'arrivo. Quindi forse la direzione dove stavamo andando era sbagliata, che era la globalizzazione. Anche lì troviamo queste belle, definiamo ciò che per noi è normale, tutto ciò che non è normale lo lasciamo fuori, però quello lì sappiamo cosa farcene. E difatti questo poi ha portato agli studi randomizzati, che in realtà sono quando tu non capisci, dici vabbè, vedo la cosa che succede più spesso e dico che quella è la realtà. Questo è quello con cui è andata avanti la medicina fino ad oggi. Questo è un po', sì, è provocatorio questo, però a me ha fatto capire che in realtà forse tutto quello che mi veniva dato non era poi così oro colato, sicuramente andava messo in discussione, e questo è un principio. Il secondo principio fondamentale che mi ha fatto capire, qui andiamo dentro la cronobiologia, signori, la luce in realtà è un qualcosa di fisico come lo sono le sostanze chimiche, quindi la luce, se usata impropriamente, va considerata un inquinante, cioè la luce fa male in determinate situazioni. La luce è un elemento dell'inquinamento del nostro mondo. I primi a accorgersi, difatti l'hanno definito light pollution, sono stati gli astrofisici, perché non riescono più a vedere le stelle a furia di accendere luci. Poi, e questo lo scriviamo nel libro, ma è quello da cui sono partite una serie di osservazioni, sono arrivati i grandi epidemiologi, cioè hanno scoperto come mai le lavoratrici americane che lavorano in una delle più grosse università americane, che fanno i turni di notte, hanno una maggiore incidenza di tumori ormonodipendenti, e la stessa cosa lo osservo nei lavoratori maschi della metropolitana di New York, che non vedono mai la luce, hanno più tumori della prostata. E allora da lì si è iniziato a dire, beh, forse c'è qualcosa che, se noi smettiamo di vivere come abbiamo vissuto, e qui faccio una piccola parentesi, non ci dimentichiamo che il nostro sistema biologico, ma intero, si è evoluto in un ambiente che si accende e si spegne. Quindi luce buio, da quando è nata la Terra, perché il Sole c'è sempre stato. Quindi è abbastanza intuitivo che questo aspetto abbia influito sull'evoluzione in maniera significativa, e quindi abbia poi prodotto tutta una serie di effetti di cui noi ci siamo un pochettino forse non dimenticati, però non li avevamo ancora osservati. Soprattutto l'assioma culturale per cui luce è bello, più illumino, più sono felice perché c'è sicurezza. Poi ci sono degli studi interessanti, gli israeliani che sono a modo loro, fanno studi a modo loro, ma li fanno interessanti, hanno detto: come mai nella striscia di Gaza abbiamo un'incidenza di tumore alla mammella che è molto maggiore rispetto a quella del resto? Sarà lo stress, a cosa è correlato? Alla fine, facendo la multivariata, è correlato al fatto che la striscia di Gaza è illuminata a giorno, giorno e notte, per cui in realtà l'inquinamento luminoso delle donne è come se facessero le lavoratrici, le shift worker, cioè le turniste, quindi hanno la stessa incidenza delle lavoratrici dell'università americana di cui abbiamo detto prima. Questo è stato l'altro secondo grosso passo, cioè la luce, che fino a prima di questa mia esperienza, e penso che forse questo sia il messaggio che da biologo vorrei riuscire a dare questa sera a voi, perché poi è difficile uscire da qua con un messaggio pratico, perché poi noi diciamo tante belle cose, ci infiliamo, però il messaggio pratico è stasera, signore, attenzione, che i ritmi circadiani sono legati al ritmo sonno-veglia, quindi al ritmo sole, giorno-notte. E quindi il messaggio da dare, attenzione, che se noi teniamo la luce accesa tutta la notte, se noi attendiamo il televisore, ma ancora di più, per esempio, facciamo un problema banale invece che parlare sempre dei bambini, parliamo di noi anziani a questo punto, che abbiamo la prostata si ingrossa e ci alziamo tre volte di notte a fare la pipì. Se io accendo la luce la prima volta che mi sveglio e la luce è quella sbagliata, cioè una frequenza che non è quella giusta, io poi torno a dormire, ma il mio metabolismo è partito e tempo tre giorni i miei ritmi sono andati, poi dico che l'anziano è desincronizzato, ma è desincronizzato perché lo desincronizzo io. Lì basterebbe mettere la luce della frequenza giusta e probabilmente questo effetto non lo ottengo. E adesso c'è tutta una serie di tecnologia, e qui sto per arrivare a lui, che si sta sviluppando su questo argomento. Se voi adesso andate su internet e digitate light pollution, trovate un sacco di gente che fa sistemi di illuminazione, che fa robe per evitare questo impatto. Cioè la luce di notte soprattutto fa male alla salute.
Questo penso che sia uno dei pochi messaggi fondamentali che stasera dovrebbe uscire di qua. Cioè il termine light pollution è un termine vero, è un inquinante la luce. Quindi quando ci raccontano che, oh che bello, abbiamo illuminato tutto il quartiere a giorno durante la notte, non va bene. Peraltro anche i nostri amministratori se ne sono accorti, perché adesso tutta la nuova illuminazione, per esempio, ha messo d'obbligo che la luce venga rivolta verso il basso. Questo l'hanno fatto per gli astrofisici, in realtà non l'hanno fatto per la salute, perché così almeno non gli frega le stelle. Però almeno adesso, se la vedete anche a Milano, è così. Le luci sono tutte dirette verso il basso. Il quarto e ultimo messaggio, e poi passo la parola al dottor Casella, che è quello poi che si è occupato in questo gruppo di ricerca della parte più molto pratica. In realtà, bravo chirurgo, lui giustamente ha fatto il pratico. Cioè, come poi facciamo a dire che tu sei sincronizzato, tu invece no, quindi attenzione che a te ti devo risincronizzare, o perché? Questo poi ve lo spiegherà un attimino lui. La terza, ma la lascio per ultima perché è un insieme di emozioni più che un insieme di consapevolezze che io ho portato a casa da questa esperienza, è per la prima volta, e io sono figlio di psicologa, diciamo, posso chiamarla così la mia mamma, vero? Loro la conoscono, quindi in una certa qual maniera ho sempre vissuto il disagio, oltretutto sono figlio di psicologa e di cardiologo, quindi questa dicotomia tra queste due diciamo anime l'ho sempre vissuta. E una delle cose che io ho sempre pensato fin da piccolo è che in realtà sentissi gente che parlava della stessa cosa ma usava linguaggi diversi perché arrivava da nazioni diverse, e questo io e Sergio ne abbiamo dibattuto a lungo. In realtà questa esperienza ci ha costretto, perché poi dopo è ovvio che io, proprio perché non posso fare i prelievi ai malati, e qui mi viene da sorridere, qui c'ho anche i miei colleghi, noi abbiamo avuto il problema di fare i prelievi ai malati senza desincronizzarli, difatti noi facciamo i prelievi con la luce rossa, della roba un pochettino così esoteriche, ma l'abbiamo fatto ed effettivamente ha funzionato. E una delle cose che mi ha sicuramente arricchito di più, perché mi ha fatto in una certa qual maniera ritornare al mio ambiente di casa dal punto di vista culturale, e l'essere, adesso dire che abbiamo contribuito a creare un linguaggio nuovo mi sembra francamente un pochettino grosso, però sicuramente abbiamo provato noi biologi e gli psicologi a parlare della stessa cosa cercando un linguaggio comune, perché poi noi parliamo tutti della stessa cosa, solo che la capiamo talmente poco tutte e due, permettetemi, che poi ci siamo inventati un modo per descriverla accettabile, poi però non riusciamo a comunicare, cioè quello che dice lui io non lo capisco, e quello che io chiedo a lui chiedo dei numeri, dice ma io i numeri a te non te li posso dare. Quindi io mi ricordo le discussioni tra la componente psicologica del gruppo e la componente biologica, questo ha fatto sicuramente, ha portato a un grosso stimolo culturale, poi non abbiamo neanche iniziato probabilmente, siamo qua, però questo libro forse è un primo tentativo. Proviamo a vedere se effettivamente piano piano riusciamo a trovare almeno un linguaggio comune per definire cos'è il tempo della mente e il tempo del corpo, che sono la stessa identica cosa. Poi in realtà la definiamo partendo da due strade diverse, ma alla fine sono la stessa identica realtà, non esistono due. Poi noi le vogliamo descrivere in due modi diversi, ma parliamo della stessa cosa. Grazie. Claudio Casella. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Claudio Casella, vengo da Brescia, faccio il chirurgo, e la prima cosa che dico è che se Marco Pirovano ha avuto difficoltà a dialogare con lo psicologo, io come chirurgo ho avuto difficoltà a dialogare e a parlare lo stesso linguaggio dell'oncologo e dello psicologo. Come chirurgo devo dirvi che è un argomento estremamente affascinante questo della cronobiologia, ovviamente. Che cosa ho capito come chirurgo? Ho capito che gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, non hanno un'attività costante, hanno un'attività ciclica. La mia pressione arteriosa ha delle modificazioni cicliche nell'arco della giornata, la mia temperatura corporea, e diceva prima il professor Scanni, i fiori, la mimosa, le foglie si chiudono alla sera e si aprono al mattino, per cui c'è qualcosa dentro di noi che regola questa ciclicità, questa ritmicità.
e il premio Nobel è stato dato quest'anno proprio a coloro i quali hanno individuato i geni che regolano quello che si chiama il ritmo biologico nel nostro organismo. Ritmo biologico che ha una durata di 24 ore generalmente, ritmo circadiano, ritmo circadies, che è il tempo necessario alla Terra per ruotare attorno al proprio asse. E quindi abbiamo dei geni, geni orologio, clock genes all'interno del nostro DNA che regolano questa ritmicità. Il nostro genoma però, per potere essere in connessione adeguata con il mondo esterno, si è appropriato di un sincronizzatore, o meglio di alcuni sincronizzatori, e il sincronizzatore più importante è la luce. Perché questo? Per far sì che i nostri ritmi siano in connessione, siano adeguati a quelle che sono le riserve ambientali, e quindi c'è un tempo adeguato per l'uomo preistorico per cacciare, c'è un tempo adeguato per mangiare, c'è un tempo adeguato per dormire, c'è un tempo adeguato per l'attività. L'attività dell'uomo è di giorno, deve lavorare, si lavora, c'è un'attività, e di notte, si deve riposare. C'è un atto, c'è un tempo adeguato per riprodursi. E quindi il nostro benessere in connessione con l'ambiente esterno, per noi facciamo parte della natura, deve essere, diciamo così, regolato da questi ritmi circadiani. E questi ritmi circadiani, se funzionano bene, ovviamente rispettano il mio benessere, la mia integrità psicofisica. Ora, se viene ad essere, diciamo così, eccessiva l'esposizione a determinati sincronizzatori esterni, un'eccessiva esposizione alla luce, oppure un'eccessiva esposizione al cibo, un'eccessiva esposizione ad altri sincronizzatori esterni, ecco che il mio ritmo circadiano ne risente, non sarà più adeguato all'ambiente esterno, e quindi può essere causa della evoluzione, della determinazione di alcune patologie, patologie cardiovascolari, patologie di aspetto psichiatrico, patologie di aspetto chirurgico, le neoplasie. Sorge il problema, qui io ovviamente parlo terra a terra, di come, essendo chirurgo ovviamente pochi neuroni, di andare a capire se un individuo ha un'organizzazione temporale o meno. Come si fa? Fino a poco tempo fa questa capacità dell'organizzazione temporale era studiata in base a dei questionari che venivano somministrati al paziente, certo, andando a valutare quella che era l'attività, il rapporto tra attività veglia-riposo, attività-riposo, ovviamente valutazioni di tipo soggettivo, con la possibilità di andare a dosare alcune sostanze che vengono ad essere ritmicamente presenti nel nostro organismo, e cioè alcuni ormoni. Alla mattina il nostro cortisone è alle stelle, è a valori molto molto elevati. Perché? Perché è l'ormone dello stress. Noi dobbiamo affrontare il lavoro, dobbiamo andare a affrontare la caccia, dobbiamo affrontare l'attività lavorativa, e alla sera questo ormone invece viene ridotto. E se noi andiamo a fare dei prelievi a diversi ritmi di questo ormone, vediamo che ha una valutazione ritmica, e allora possiamo affidarci a questi prelievi. Lo stesso la melatonina, se ne parla tanto in questo periodo di melatonina. Melatonina è l'ormone che viene prodotto, diceva Marco Pirovano, quando si accende la luce per andare di notte, la melatonina cessa di prodursi, l'ormone del buio. Però ovviamente, per poter andare a vedere se il mio ritmo, io ho un organismo organizzato temporalmente, devo fare più prelievi nell'arco della notte, quindi andando io a alterare eventualmente quelli che sono i ritmi del paziente. E allora ecco che la tecnologia ha reso possibile la valutazione di un ritmo circadiano
si chiama così, di un ritmo circadiano, attraverso il posizionamento di una specie di orologino sull'arto non dominante del paziente, e in base a questo orologio, che cosa fa questo orologio? Non fa altro che andare a valutare quelli che sono i movimenti del mio organismo. Ha una memoria questo orologio, e attraverso poi un computer, attraverso dei programmi, questi movimenti che vengono registrati vengono ad essere rapportati nel tempo, producendo un actigramma, cioè un diagramma dei miei movimenti. La valutazione di questo actigrafo è valida, certo che è valida, perché è stata messa in correlazione con altre tecniche altrettanto valide per la valutazione del ritmo biologico. Quindi, ad esempio, l'elettroencefalogramma, cioè la misurazione dell'attività elettrica del nostro sistema nervoso centrale nelle ore notturne e nelle ore diurne, oppure un altro esame che è abbastanza complesso, che si chiama polisonnografia, e cioè le registrazioni di quelle che sono le modificazioni respiratorie e cardiache durante le ore notturne. L'actigrafo è validato, e nel nostro studio abbiamo potuto valutare attraverso questo articolo diversi parametri dei pazienti che abbiamo considerato: la temperatura corporea, l'attività, il ritmo attività riposo, e per quanto riguarda il sonno alcuni parametri, ad esempio l'efficacia del sonno, il rapporto cioè tra quanto uno sta sdraiato e quanto è il sonno effettivo, quanti sono i risvegli, qual è la durata del sonno. E quindi nel nostro studio abbiamo utilizzato questo actigrafo. Adesso, senza scendere nei particolari, abbiamo considerato alcuni pazienti affetti da patologie particolarmente gravi, che poi sono stati sottoposti a intervento chirurgico, è emerso che l'efficacia del sonno, e quindi, diciamo così, i ritmi circadiani di questi pazienti prima dell'intervento chirurgico erano estremamente alterati. La registrazione è avvenuta in un ambiente protetto, cioè nel domicilio di questi pazienti, perché ovviamente in ambiente ospedaliero poteva essere alterato per i ritmi diversi dell'ambiente ospedaliero, per le luci, i rumori e tutto quanto. Sono stati sottoposti a intervento chirurgico e dopo un mese sono stati rivalutati attraverso i ritmi, attraverso questo actigrafo per la registrazione ulteriore dei ritmi, e si è notato che coloro i quali avevano una prognosi, cioè una valutazione positiva dell'intervento chirurgico, della prognosi, avevano riacquistato un ritmi circadiani del tutto adeguati. L'ultima considerazione che mi permetto di fare è stato detto che non tutti siamo uguali. È vero, probabilmente noi stessi non siamo uguali nelle stesse giornate, nelle stesse ore della giornata. L'uomo è diverso da un punto di vista endocrino, cioè ormonale, è diverso da un punto di vista biochimico, è diverso da un punto di vista fisiologico nelle diverse ore della giornata. E allora i farmaci che noi assumiamo possono essere diversi e possono avere un effetto diverso a seconda della somministrazione dell'arco della giornata. Grazie. Come siamo arrivati a mettere assieme un discorso medico con un discorso psicologico? Un po' ve l'ha accennato Marco Pirovano. Io ero a San Carlo impegnato in un progetto di umanizzazione, perché c'era tutta una serie di disagi che i malati provavano, i medici me li segnalavano. Io avevo aperto un ambulatorio di psicoterapia, ma pochi erano quelli che si avvicinavano alla psicoterapia, però il disagio c'era, sia per gli ambulatoriali che per i degenti.
E allora mi viene in mente di applicare l'ascolto psicanalitico e di memore di esperienze che avevo fatto in psichiatria, in una psichiatria di stampo basagliano, oltre che psicanalitico, di cercare di portare come stabilizzatore del ricovero ospedaliero e della malattia gli elementi che l'ospedale aveva espulso. Faccio degli esempi molto banali. Negli ospedali ancora oggi si tende a cenare alle 5:30 di sera in un paese dove mediamente si cena tra le 8 e le 10 di sera, piuttosto che la colazione si fa alle 6 del mattino in un paese dove, tranne quelli che fanno i turnisti, la colazione si fa alle 8:30 del mattino. Perché? È legata all'organizzazione ospedaliera, mettiamola così, che è difficilissima da cambiare. Ad esempio in oncologia l'abbiamo cambiata, ci abbiamo messo anni, ma l'abbiamo cambiata cambiando il tipo di attività che il personale faceva. Tutto questo ha portato a questo confronto di cui parlava Marco prima, e cioè che però non ci capivamo, perché lui parlava di numeri, io parlavo di stati d'animo e cose di questo tipo, di vissuti e cose di questo tipo. La cronologia e la cronobiologia per me è stato l'elemento di connessione che mi ha permesso di connettere il corpo alla mente, memore di due passaggi freudiani fondamentalmente. Uno è di una lettera del 1896 a Fliss, che era un amico medico di Freud che abitava a Berlino, con cui corrispondeva e si scambiavano le opinioni, dove a un certo punto Freud dice a Fliss, 1896 è importante perché prima che scrivesse l'interpretazione dei sogni, lui veniva dall'esperienza sulle isterie eccetera eccetera, ma non aveva ancora scritto la prima topica, l'interpretazione dei sogni, e dice a Fliss, dice nel mio pensiero la mente umana è composta da almeno tre memorie, e va avanti a discutere. 20 anni dopo circa scriverà quello che è il vero libro di passaggio, anche se molto criptico in certi punti, che è Al di là del principio di piacere, il passaggio dalla prima alla seconda topica. Nella seconda topica fa un accenno preciso Freud al fatto che ci sono aspetti della mente umana che si legano direttamente al fatto che l'uomo è evoluto su un pianeta che gira su se stesso e ruota attorno al Sole. Cioè dava un accenno alla cronobiologia. I primi studi di cronobiologia sono degli anni 30, come diceva lui era dal Settecento che si vedevano i moscerini, i fiori eccetera eccetera, ma che si avvicina a uno studio medico è un russo che ha un nome impronunciabile, Cevinsky, qualcosa del genere, che ha fatto degli studi, poi per tutta una serie di motivi questi studi sono scomparsi per una quarantina d'anni, fino agli anni 70, quando la cronobiologia invece ha incominciato a essere studiata effettivamente. Allora, la cronobiologia mi ha dato la possibilità di leggere una terza memoria accanto a quelle che sono le due classiche memorie della teoria freudiana. La prima topica parla di conscio, preconscio e inconscio. Il conscio è la percezione, infatti si chiama sistema percettivo conscio. Il preconscio e l'inconscio sono due memorie, due sistemi di memoria. Accanto a questi due sistemi di memoria, che si possono leggere anche da altri punti di vista, simbolico, presimbolico e cose di questo tipo, c'è una memoria biologica. Una memoria biologica che è la memoria genetica. La cronobiologia parla di una memoria genetica. Ora, mentre la memoria genetica è una memoria rigida, la memoria presimbolica e quella della comunicazione metaverbale è un po' più flessibile ma sempre piuttosto rigida, quella molto flessibile è la memoria simbolica, quella che riguarda il linguaggio verbale. Memoria simbolica che è quella attorno alla quale ha ruotato per parecchio tempo la psicanalisi, fino alla seconda topica. Freud è diventato matto a cercare di capire certe cose
con Jung aveva fatto quello studio sulla gradiva dove c'era questa donna con i piedi in avanti e lì cercava di fare tutta una serie di interpretazioni simboliche su cosa significasse sessualmente il piedi in avanti, non c'entrava niente. Non c'è, infatti pochi anni dopo Freud abbandona quel, non abbandona, accanto a quel filone inaugura il filone della seconda topica da metà degli anni 10. Voglio dire, in questo modo, raccogliendo questi aspetti della cronobiologia, è stato possibile pensare a una cronopsicologia che abbia tre livelli di memoria, quella organica, quella presimbolica e quella simbolica, che se la pensiamo in termini di regressione possibile, qua c'è un'altra cosa che dice importante Freud nella lettera Fliss, dice i vari passi che l'uomo fa accumulando esperienze sono percorribili anche in senso inverso. Ogni acquisizione che fa con una nuova esperienza rispetto a una precedente esperienza nello stesso contesto inibisce la memoria precedente. Inibisce la memoria precedente e si installa come memoria. In fondo la teoria della regressione dice proprio questo. Tanto Freud la spiegava così, dice come una popolazione che è in un certo territorio, poi a un certo punto il territorio diventa troppo piccolo per quella popolazione e poche le risorse, e allora mandano un gruppo di cittadini di quella popolazione in un paese vicino, lo colonizzano, si stabiliscono e poi procedono verso altri paesi, lasciando ogni volta una guarnigione a guardia del paese colonizzato. Può succedere che nel punto più avanzato, pensiamo all'età adulta, uno abbia una disavventura, incontra degli ostacoli micidiali che non riesce a reggere, deve tornare indietro, si deve ritirare. Se il paese precedente ha una guarnigione sufficientemente forte e si può fermare lì, c'è una regressione di poco conto. Ma se per caso le guarnigioni messe in modo intermedio non reggono, regredisce fino alla madre patria. Se la volete leggere in questa allegoria, c'è tutto il discorso di una regressione nevrotica che è di poco conto, o una regressione psicotica che è tornata alla madre patria, cioè avere i vissuti e i modi espressivi. Se noi vediamo uno psicotico in fase acuta in un servizio di diagnosi e cura o prima in un manicomio, noi vediamo una persona trasfigurata rispetto a quando poi si rimette in sesto con farmaci o con altri metodi e riprende la sua vita quotidiana. Quindi attraverso questo tipo di percorso è stato possibile incominciare a pensare a un cammino da fare e a un in senso psicoterapico, e dall'altra parte come fare ad andare a ricercare quei punti di desincronizzazione, specialmente in nuclei psichici che hanno la caratteristica di essere molto regrediti rispetto all'età attuale. In questo senso il test di Rorschach è stato estremamente importante, perché il test di Rorschach è un test libero da cultura, culture free, quindi non ha importanza il livello culturale o cognitivo della persona, e quindi le risposte che dà senza rendersi conto possono dare una definizione di qual è il suo stato mentale. Di questo ne parlerà poi Negrini, che ha sviluppato tutto il lavoro di somministrazione e siglatura dei Rorschach, che ci ha aiutato molto. Quindi da un punto di vista psicologico mi sono legato a questo grazie anche agli studi che sono stati fatti in cronobiologia. Cioè ci sono molti studi, per esempio, che hanno stabilito che questa alternanza luce-buio è ciò che provoca, per esempio, nei paesi settentrionali, nei paesi all'altitudine settentrionale, una serie di difficoltà mentali che portano da una parte alla depressione.
si chiama, in gergo si chiama SAD, Seasonal Affective Disease, cioè con il buio dei mesi invernali nei paesi a latitudine molto a nord o molto a sud, se andiamo nell'altro emisfero, il problema è che queste persone vengono affette da una metereopatia molto pesante, per cui hanno problemi di sonno, di inappetenza. In alcuni casi, come ben noto, per esempio, in certe latitudini molto a nord, vicino al circolo polare artico, per esempio, il tasso di suicidi è estremamente più elevato che non nel Mediterraneo o in zone tropicali. Perché questo? Perché lo sviluppo filogenetico, dalle ricerche che sono state fatte, che sono scoperte dalla paleontologia anche, eccetera, eccetera, si vede che l'uomo nella sua forma attuale è vissuto prima di tutto in zona tropicale, e quindi abituandosi a degli equilibri luce-buio abbastanza simili, 11-12 ore di luce, 11-12 ore di buio per tutto l'anno, mentre invece se andate a Bergen d'inverno, nel solstizio d'inverno ci sono 3 ore di luce e 21 di buio, e viceversa d'estate, no? Ecco, allora in questo senso poter applicare il funzionamento di una memoria genetica al caso estremo che la regressione può colpire un individuo per via questioni storiche, e in questo senso il test di Rorschach è molto efficace a stabilire nuclei storicamente fragili dell'individuo, assieme anche all'intervista che viene fatta e all'anamnesi di dati che viene raccolta. È stato possibile portare avanti questo lavoro a livello psicologico in un progetto che paradossalmente invece è quasi completamente organico, quindi medico, e questo è il lavoro che abbiamo fatto. Grazie. Negrini. Buonasera a tutti, io sono la psicologa testista che in questo progetto di ricerca si è occupata dei colloqui di raccolta anamnestica, quindi delle storie, degli eventi significativi di vita e della somministrazione del test di Rorschach. Mi piacerebbe spendere due parole molto brevi per quanto riguarda il test di Rorschach. Prende il nome appunto dal suo ideatore, dei primi del Novecento, ed è detto test dalle macchie di inchiostro, forse a livello di senso comune più conosciuto con questa denominazione. È costituito da 10 tavole, alcune colorate, altre monocromatiche, ve ne faccio vedere un paio di esempio, per cui si propongono le tavole ai pazienti chiedendo cosa potrebbe essere questo. Si raccolgono le risposte e dopodiché si indagano attraverso una procedura molto particolare di inchiesta. Il Rorschach appunto è un test di personalità, è un test proiettivo, quindi volutamente, come avete potuto vedere dalle tavole, lo stimolo è volutamente ambiguo in modo da favorire la proiezione del mondo interno della persona. Per i pazienti che sono stati coinvolti nella ricerca, devo dire che ho avuto l'impressione che per loro è stata una proposta molto particolare, sicuramente nuova, un po' appunto per l'età dei pazienti, probabilmente anche per il livello socioculturale, è stata appunto una situazione nuova. Perché abbiamo scelto il Rorschach? Il Rorschach appunto è un test che ci permette di indagare il funzionamento di personalità. Rispetto ad altri test di personalità nel quale è chiaro che cosa si va a indagare, per cui dei questionari più diretti, in questo caso invece diciamo che la persona non riesce così tanto a controllare e a decidere
il tipo di risposte da dare in modo da aggiustare in un certo modo il tiro, diciamo. In che senso indaga la personalità? Da appunto questa visione molto globale rispetto al funzionamento, sotto vari aspetti, quindi la percezione di sé, la percezione interpersonale, gli affetti, il funzionamento del pensiero. In particolare, come diceva Sergio, ci permette di individuare quelli che sono dei nuclei psicologici più particolari, quindi meno evoluti, che in quella fase risultano essere appunto regrediti. La letteratura della cronobiologia ci dice quindi che sussiste un legame tra fattori cronobiologici e nuclei psicologici, e questo avviene fondamentalmente in due sensi. Il primo è che esistono dei disturbi da desincronizzazione, quindi sono stati accennati i disturbi del sonno, c'è la sindrome da jet lag, c'è la sindrome dei turnisti, e parallelamente a questo dobbiamo dire che in alcuni stati psicologici fragili particolari le funzioni biologiche circadiane, quindi i ritmi biologici di cui ci hanno raccontato appunto i nostri colleghi medici, quindi il ritmo sonno-veglia, l'appetito, la temperatura, ma anche ad esempio capacità psicoattitudinali come possono essere la concentrazione, l'attenzione, sono alterate. Questo avviene nei disturbi dell'umore, come può essere il disturbo depressivo, disturbi d'ansia, ma anche appunto in patologie più particolari come la schizofrenia. Allora, nella nostra ricerca c'è stata una grande attenzione ai singoli casi, quindi abbiamo lavorato proprio un po' sulla specificità, e nel contempo però siamo voluti andare oltre, quindi abbiamo cercato di lavorare sui risultati attraverso due approcci, quindi un approccio più di tipo trasversale, per cui siamo andati a vedere quelle caratteristiche di personalità, quegli aspetti che risultavano ricorrenti nei diversi protocolli. E i risultati sono stati molto interessanti, per cui vi cito qualche esempio senza dilungarmi poi in aspetti più tecnici. È emerso appunto che queste persone hanno un approccio alla realtà di tipo evitante, quindi un approccio difensivo che le porta a avere una lettura semplificata, quindi sono persone che non colgono le caratteristiche appunto di complessità e di ambiguità della realtà, e questo per appunto difendersi in qualche modo da pensieri, affetti che potrebbero poi essere dolorosi e quindi poi non gestibili. Quindi sono probabilmente difese che le persone hanno sviluppato per proteggersi da eventi che sono stati percepiti nella loro storia come stressanti o addirittura traumatizzanti. Un altro aspetto significativo che è emerso è che in questa fase di vita le risorse a disposizione di queste persone, adesso spiego cosa intendo per risorse, sono in qualche modo un po' bloccate, un po' limitate. Le risorse sono tutti quel, passatemi questa metafora, quegli attrezzi, diciamo, quegli strumenti sia di tipo emotivo sia di tipo cognitivo che ci permettono appunto di affrontare la realtà, sia quello che ci circonda ma anche la nostra realtà interna. Quindi queste persone sono in questa situazione appunto di limitata disponibilità di risorse, e a questo si aggiunge una bassa capacità di guardarsi dentro, quindi una scarsa introspezione, noi lo chiamiamo in gergo tecnico, e quindi una poca capacità di autoanalisi, cioè di valutare quello che effettivamente sono le proprie risorse. E questo è un po', appunto, parlando di regressione, un po' una situazione tipica degli adolescenti e dei bambini, per cui questa scarsa consapevolezza delle risorse
a volte conduce poi a definire degli obiettivi che sono spropositati rispetto alle proprie capacità. L'altro approccio che abbiamo avuto ai risultati invece è la differenza tra pre-test e post-test, perché il test di Rorschach è stato somministrato in due diversi momenti. Qui si apre un tema in realtà molto ampio e sarebbe molto interessante, che è l'influenza che l'evento malattia e tutto ciò che ruota intorno all'evento malattia, quindi la diagnosi, l'intervento chirurgico, la terapia, ha rispetto ai meccanismi di funzionamento della personalità. E qui mi piacerebbe lasciarvi un esempio di una risposta data da una paziente a una tavola, che è la tavola 5, che generalmente viene indicata come la tavola dell'identità. Voglio fare una premessa, nel senso che il Rorschach ha un sistema di siglatura molto complesso e molto rigoroso, per cui ho scelto una risposta che per contenuto crea delle risonanze significative anche per chi non è addetto ai lavori, quindi non saprebbe appunto siglarla e interpretarla secondo le indicazioni testistiche. Per cui ve le leggo brevemente e poi vi lascio con un commento. Allora, nel pretest, a fronte appunto della proposta della tavola, la paziente dice: sembra quegli animali vecchi, preistorici, quelli che avevano, quelli vecchi, preistorici, quelli che volavano. Non so come si chiamano, c'erano i dinosauri, c'era quello che cammina e questo che volava. Dopo qualche mese, questa paziente l'abbiamo vista appunto a differenza di altri in un tempo meno ravvicinato, alla stessa tavola la paziente verbalizza questa risposta: questo è proprio un pipistrello, un bellissimo pipistrello, sempre di spalle, con le ali aperte, che sta aspettando di volare, pronto per volare, un bel pipistrello, ben definito. Quindi penso che si sente la differenza di linguaggio tra queste due risposte, per cui appunto nella prima risposta c'è la scelta di un animale preistorico, no? C'è un aspetto regressivo molto forte, c'è un senso di maggiore indefinitezza, per cui non ha un nome preciso ed è anche un oggetto che viene visto bloccato, per cui ha la capacità di volare, di essere in movimento, ma non viene visto in quello stato. Nella seconda risposta invece viene rimarcata proprio la chiarezza della percezione, quindi questo bellissimo che viene riferito e viene ripetuto più volte è proprio collegato al fatto che è ben delineato e ben chiara l'identità di questo oggetto che viene visto. Viene scelto anche un animale esistente, quindi non un animale più diciamo estinto, appartenente appunto alla preistoria, ed è un animale che è visto anche sul punto di volare, quindi con questo accenno di movimento, questo slancio. Quindi vi lascio un po' ecco con queste suggestioni che spero che vi abbiano insomma incuriosito. Grazie. Ecco, adesso se avremo concluso, se volete qualcuno ha qualche domanda da fare, possiamo, anche se l'ora è tarda, però possiamo qua, disponibili. Vabbè, dico una roba io. Tre e tre. Incontrato, Tre e tre, tre maschi e tre. Sì, ecco, perché in realtà abbiamo parlato di due studi diversi. Portare avanti. In realtà abbiamo parlato di due studi diversi, perché c'è una parte che è quella grossa, ovviamente, dove c'è tutto il coso, c'è tutto il frutto della ricerca, che è lo studio fatto con i francesi e con l'Europa, dove c'è il gender. Questa è stata una nostra piccola esperienza, abbastanza, molto direi, diciamo, di frontiera e preliminare, perché ci rendiamo conto, dove in realtà, secondo me, non si è vinto benissimo.
Noi quello che stavamo cercando di fare era trovare uno strumento che non fosse tipicamente medico, biologico, che ci permettesse di individuare gli evening time, cioè i morning time, cioè i ritmi circadiani, senza aver bisogno di usare tecnologia. E qui ci sembravano perfetti gli psicologi, nel senso che chi meglio di uno psicologo è capace di valutare tutta una serie di ritmicità o di caratteristiche del carattere. Certo che questa è un'esperienza che ci dice sì, probabilmente questa è la strada giusta, ma invece che tre, poi noi siamo biologi, quindi abbiamo bisogno dei numeri, abbiamo bisogno delle multivariate, abbiamo bisogno di un mare di robe, dovremmo fare 500 probabilmente di pazienti per poter validare poi come è stato fatto invece sull'attigrafia. Cioè noi oggi abbiamo uno strumento validato dalle ORTC. Validato significa che noi ricercatori possiamo usarlo e pubblicarlo, cioè possiamo dire io ho usato quello e tutti dicono sì, lui lo può usare, perché c'è stato un lavoro che dice che se lo usi è riproducibile, se no non lo possiamo usare. Quindi noi abbiamo uno strumento validato per definire i ritmi circadiani senza fare i prelievi, che è l'attigrafo, ma poi sono i costi, cioè l'attigrafo è comunque qualcosa che si usa in un ambito sperimentale, che può essere usato in un ambito di ricerca, ma non possiamo pensare di usarlo nella pratica quotidiana in tutti gli ospedali. Quindi l'esperienza è partita lì, sarebbe molto bello andarla avanti, lei non può altro che descrivere questi pochi pazienti, ma è ovvio che non potremo mai validare un sistema di questo tipo con tre pazienti fatti. Questo, ritorniamo al problema dell'inizio, servirebbero risorse, servirebbero qualcuno che ci rimplementa, qualche giovane, non vedo nel gruppo crono di me. Posso? No, secondo me un discorso che sotto sotto noi come oncologi ci abbiamo sempre avuto, ma che poi alla fine gli strumenti che abbiamo sono quelli che sono per fare le terapie, no? Questi discorsi che noi stiamo facendo stasera, che sono molto profondi, mettono in crisi terribilmente gli studi randomizzati e i protocolli di studio e i vari protocolli terapeutici, no? Nel senso che sono degli strumenti estremamente imperfetti per dire certe cose, no? Vabbè che adesso si va verso le terapie personalizzate, le terapie di precisione, e anche, voglio dire, la biologia, la farmacologia eccetera capisce che dobbiamo fare un certo farmaco se ci sono certe mutazioni, cioè si caratterizza meglio il paziente, anche le terapie chimiche, diciamo, vengono fatte bene. Però a un certo punto, quando si fanno delle norme anche di legge, no? Che dicono o si va in tribunale perché ci sono delle cause eccetera, dove questi giudici eccetera dicono ma si è attenuto al protocollo, ma insomma le variabili al di fuori dei protocolli sono molto di più dei casi invece che rientrano nel protocollo, perché quando il paziente è difficile è fuori protocollo. Per cui voglio dire, questi discorsi che noi stiamo facendo enfatizzano vie più che ogni paziente è un paziente diverso dall'altro, quindi bisogna avere delle terapie personalizzate, anche la ricerca diventa molto difficile, cioè voglio dire siamo in un cul-de-sac, ragazzi, siamo in un cul-de-sac dove noi abbiamo presente tutte queste cose, però alla fine gli strumenti sono quelli che sono e noi dobbiamo cercare di comportarci al meglio per non sbagliare, ma però alla fine lo studio randomizzato l'ha superato, insomma, però voglio dire, la nostra scienza con gli studi randomizzati ci ha portato a un cul-de-sac adesso, cioè noi abbiamo tecnologia che costa tantissimo e che funziona 6 volte su 10, mettiamo così. Va bene. Se io costruissi aeroplani e 4 su 10 che costruisco vanno giù, come mi definiscono come tecnologia? Che fa schifo. E probabilmente fa schifo, non è che fa schifo, è che noi abbiamo usato e non potevamo fare altro, è troppo complicato. Siccome non riuscivamo a capire il causa-effetto, abbiamo dovuto affidarci agli studi randomizzati, che ci dicono semplicemente che quella roba lì, nella maggior parte dei casi, funziona meglio di quella là, ma non ci dice che magari quella roba lì funziona in quello là e non funziona in quello là. Certo. Questo però facciamo fatica a farlo capire. Certo. No, ma se c'era una roba, adesso qui ci sono anche degli oncologi, no, che ci diceva un mio maestro, che è Bonadonna, che l'ha anche scritto poco prima di morire, io detesto i protocols doctor, no? Cioè, voglio dire, anche quello che ha inventato la chemioterapia, voglio dire, noi stiamo prendendo coscienza del nostro limite e bisogna avere presente sempre in quello che facciamo che siamo limitati e dobbiamo giocarci dentro caso per caso con gli strumenti che abbiamo. Non è che, cioè, voglio dire, adesso io sto facendo dei discorsi un po' così, però occuparsi di certe aree di medicina che sono aree fortemente a rischio anche per chi le fa, cioè
anche per chi le fa, sono delle aree dove l'imprecisione deve essere, bisogna cercare di ridurla il più possibile, avendo presente tutte le cose che abbiamo detto, cercando di avere un'umanità, una coscienza, una cultura, se capaci. No, io credo. E modelli sono molto difficili, sono molto difficili i modelli, sono molto difficili. Credo che quello che stai dicendo sia sempre più importante man mano che andiamo avanti, perché è vero che da una parte ci sono i farmaci personalizzati, dall'altra parte c'è una tendenza invece alla generalizzazione dell'intervento. Se noi pensiamo per esempio che per motivi economici si sta pensando adesso di, su 10 milioni di assistiti in Lombardia per esempio, 3 milioni e 300 mila sono cronici, e pensare che i cronici si possano curare sulla base di protocolli generalizzati, studiati sulla base di algoritmi, tenendo presente che un cardiopatico o un diabetico sono diversi l'uno dall'altro, perché ad esempio un diabetico che è anche un diabetico oncologico o nefropatico è completamente diverso, e tenendo presente che si aggiungono delle variabili sociali, cioè mentre la cura in ospedale era una cura che teneva il paziente anche 3 mesi in ospedale, adesso il paziente passato alla cuzie, cioè passata la settimana di ricovero, i 10 giorni di ricovero, viene mandato a casa. In una società dove c'è una frammentazione tale, a Milano i single sono il 60% dei nuclei familiari, quindi bisogna tenere presente questa cosa, a casa come fa un cronico a usare un protocollo realizzato con algoritmi? E questo diventa un problema pesantissimo sia a livello sociale che a livello clinico. Ad esempio noi ci stiamo impegnando adesso su un lavoro di questo tipo nel nostro ospedale, cioè tutto il problema del rapporto con il territorio, perché la medicina di territorio è quella che andrà per la maggiore, però per esempio con servizi sociali quasi ridotti al lumicino, e le persone sole, malandate, vecchie, povere, eccetera eccetera, come fanno a essere curate? Quindi questo discorso che stava facendo il professor Scani è estremamente importante, questo della differenziazione e della diversificazione della cura, perché altrimenti veramente non si potranno più curare le persone. Posso dire un'ultima roba, poi giuro non lo faccio. Un'altra cosa di cui abbiamo molto bisogno, lo dico dopo questi anni di esperienza, noi abbiamo bisogno anche di nuova scienza, abbiamo bisogno di nuova statistica, abbiamo bisogno di nuovi strumenti. Noi usiamo strumenti statistici che sono stati creati negli anni 40 da Sabin, quando le coorti erano tutti i bambini di terza elementare degli Stati Uniti. Adesso noi facciamo studi randomizzati su cui facciamo l'evidence su 100 pazienti. Questo è francamente è legato alla normalità, tutta una serie di cose. Se tu parli con i matematici, matematica non parametrica, cioè abbiamo bisogno di nuovi strumenti, è cambiata la realtà, dobbiamo lasciare alle spalle un approccio che è stato fondamentale, ci ha portato fino a qua, ma adesso dobbiamo fare un salto in là, proprio dal punto di vista di filosofia della scienza. Sì, ma io vorrei mettere in evidenza di nuovo, è vero che le cure devono essere personalizzate, e facendo io la psicoanalista mi curo, cerco di trovare per ogni paziente la risposta che si addice a lui, ma è altrettanto vero che proprio il campo che avete esplorato, che fa pensare a questo bisogno, a questa periodicità dei funzionamenti psicosomatici, ci porta anche a dare un valore a degli elementi di stabilità, cioè stabilità e variazione. Quindi anche, diciamo, mentre gli studi randomizzati e le linee guida appiattiscono le differenze individuali, tuttavia anche bisogna trovare, come diceva Pirovano, no? Ecco, un nuovo modo di vedere le cose in cui anche alcuni aspetti di stabilità del, diciamo, che accomunano l'andamento delle malattie e delle cure devono essere valorizzati, no? Tenere conto di questo aspetto stabilità, variazione, diciamo, il ritmo del respiro, no? Oppure c'è davvero bisogno di uno sviluppo della scienza. Winnicott diceva sì, per ora noi funzioniamo a livello artigianale, a livello psicoanalitico, però nessuno vuole essere la poesia o
il dipinto di un'altra persona, no? Ecco, quindi non è facile vedere quali strumenti adesso possiamo trovare sia per stabilizzare alcuni modi di affrontare la terapia, perché le persone, per esempio, per quanto riguarda le cure oncologiche, non vadano dai maghi o dalle cose, e d'altra parte tenere alto anche il livello di personalizzazione. Detto questo, che volevo mettere, come tutti noi che siamo anche innamorati della scienza, sì, no, e della conoscenza, no? Ecco, quindi, però volevo fare una domanda in cui già implicita una risposta. Non ho letto le ultime righe di quello che ho preparato, ma che riguarda anche il ritmo di funzionamento dei curanti. A me sembra una cosa che voi avete trovato, che anch'io con, per esempio, l'equipe del BESTA con cui ho lavorato per la diagnosi genetica delle malattie neurologiche a sviluppo tardivo, trovo che essere un'equipe di lavoro coesa aiuta a fare, cioè voi siete diventati, allora questo mi sembra che nella medicina attuale sia una cosa fondamentale, essere un'equipe pluridisciplinare coesa, che per esempio si trova una volta al mese, basta, no? Allora mi viene da chiedervi come avete fatto a funzionare come un'equipe. Ma noi eravamo abituati abbastanza a lavorare in equipe, e devo dire che la tradizione, sì, la tradizione, forse anche Bonadonna che conoscono, ecco, era quelli, no, questo, si è abituato a lavorare in equipe. Questo è uno strumento della medicina contemporanea fondamentale, certo, questo, perché mette insieme per arrivare a una descrizione, diciamo, personale della cura per quel paziente. Questo non dobbiamo sottovalutare, questo aspetto che credo il gruppo che riunisce più ritmi, più menti e tutto quanto, e quindi mi sembra che, sentendovi parlare, questo aspetto è da ammirare assolutamente, no? No, la storia dell'oncologia è una storia di gente che è stata sempre molto sensibile al lavoro in equipe, al lavoro di gruppo, cioè nel senso che il confronto, anche perché è un campo che si presta da questo punto di vista, no? E quindi c'è tutto un, io questa roba qui la chiamavo il gruppo come metodologia di lavoro, no? E poi il discorso fondamentale è l'uniformità del linguaggio nel gruppo, cioè non si lavora molto sul fatto del linguaggio comune, per cui un linguaggio vuol dire che il gruppo deve essere coeso, ma deve esprimersi all'esterno in modo omogeneo, perché, che vada alle cose più semplici. Nel momento in cui un malato o un parente fa una domanda all'infermiere e questo dà una risposta assolutamente contraria, lì la desincronizzazione parte subito, giorno o notte non importa, insomma, ecco. Sì, esatto. No, però nell'oncologia questa roba qui è abbastanza organica. Non c'è un discorso di questo tipo con la medicina del territorio, perché il problema è la medicina, secondo me il problema grosso è la medicina del territorio, da tutti i punti di vista, è frammentata, ha delle valenze e delle preferenze orientate in un modo piuttosto che in un altro, c'è la difficoltà a interloquire. C'è il medico dell'ospedale che pensa di essere sempre più intelligente, c'è il medico di famiglia che dice quello lì mi tratta male, cioè voglio dire, c'è una situazione dove il discorso di un lavoro comune in senso di coeso non esiste. E poi ci sono i cronobiologi che dicono che sta ricordando ti fa male perché ti desincronizza, penso un po' che esatto. Questo non abbiamo scoperto. E poi ti fanno la ricetta quando esci che mi sei costato tot, guarda che questa roba qui, sì. Io ci ho scritto contro questa roba qua, sul fatto che quando uno esce gli scrivi tu mi sei costato così e cos'ha, non c'è stata una riflessione prima di fare questa roba qua, perché uno oltre ad aver avuto il tumore dice porca miseria, guarda qui cosa costo, stiamoci attenti a queste. Noi ce ne siamo sempre fidati, mentre noi saremmo obbligati la regione, quando dimettiamo il malato, sì, insieme alla lettera di missione, a dargli il conto, quello che la regione ha speso per lui, obbligo regionale, ma da un po'. Noi ci siamo sempre rifiutati, quindi probabilmente un giorno ci licenzieranno perché non l'abbiamo fatto, ma noi non l'abbiamo fatto, però in teoria è un obbligo regionale. Se tu insieme alla lettera di missione al malato devi dargli quanto la regione ha speso per te. E te lo stampa direttamente il software della regione. Questa è la logica. La logica. Io c'avevo un collega che è Settembrini che lavorava da voi, che mi diceva sempre: caro Scandi, quello che ci ha rovinato noi è la Bocconi.
e adesso, con tutta la mia simpatia che ho per la Bocconi, questa roba qui dimostra che in queste robe qui la logica economicistica vince sul discorso della persona e dell'uomo, insomma. La legge 23 del 2015 è stata scritta dalla Bocconi. Sì, sì, lo so, è per quello che lo dico. No, dite, sapete come sono non è stata scritta da medici, cronici in Regione Lombardia sono stati individuati con un software che valuta i consumi, cioè per noi in Regione Lombardia un paziente è cronico in base a quello che consuma, non in base a quello che ha. E vabbè, questo la dice lunga su dove stiamo andando, signori, quindi è difficile personalizzare poi così, francamente. Va bene, grazie a voi.